Federica De Gola, cioè da Rita. Comunque una coppia che è riuscita a superare un po' non le incertezze, ma come dire, i difetti, pregiudizi. diciamo, i pregiudizi, Beh, anche sì, della famiglia, effettivamente. dei vicini, della famiglia. Sì, assolutamente. In primis con i pregiudizi della madre, che è forse l'antagonista per eccellenza del personaggio di Valeria. Guarda la mia, io ho anche un tacco a spillo. No, Valeria è un personaggio bellissimo, anche io sono innamorata del mio personaggio, trovo che sia una donna molto forte, molto determinata, che crede tantissimo nell'amore e farebbe qualsiasi cosa pur di proteggerlo, il suo amore è Rita. Appunto, hanno raggiunto, sembra che abbiano raggiunto la felicità nella scorsa serie, così è stato, solo che ecco, in questa seconda ci sono tanti altri ostacoli. La malattia di Angelica, ma anche l'arrivo di un altro personaggio che si mette nella nostra coppia, che è interpretato da Primo Reggiani, Parmigiano Reggiano, non so perché ho detto questa cosa, che insomma si insinua perché insomma, è il primo e unico fidanzato di Rita, e viene accolto inizialmente con grande entusiasmo e poi invece sembra che ci sia qualcosa di nascosto. No, non ho detto niente. Comunque la grande qualità veramente di questa serie, secondo me, passo subito, è il realismo, per cui secondo me i personaggi di questa serie reagiscono al dramma e a tutte le cose che gli succedono con l'ironia che spesso nella vita le persone utilizzano nel dramma. Però forse a volte in televisione si ha come una sorta di pudore, no? Nel rappresentare il dramma in versione ironica o insomma, con quel cinismo che invece contraddistingue un po' questa famiglia. Che invece secondo me è molto realistico. Passo la parola a mia moglie. Perché quest'anno, posso dirlo questa cosa, no? Sì, l'abbiamo visto. Vabbè, lasciamo stare. Esatto, sì, quest'anno ci sposiamo. Abbiamo tolto ogni dubbio. Sì. Ci sposiamo, abbiamo una nuova bimba, Camilla. Non sono del tutto superate, in realtà. Difficoltà che hanno questa coppia nell'interfacciarsi con il sociale, con la famiglia. E in più ci sarà quest'altro intruso, lo vogliamo accogliere così primo, che metterà ancora più difficoltà nella coppia di Valeria e Rita. Grazie.